nazioni, eccetera, eccetera. Bene, bene. E quindi partiamo e vediamo in questo video, quindi una cosa molto interessante legata proprio alle caratteristiche dei narcisisti. Vediamo questa cosa legata alle caratteristiche, 8 abilità, 8 situazioni che i narcisisti non sanno padroneggiare. E quindi, proprio per il fatto che i narcisisti non sanno padroneggiare queste situazioni, tendono a finire KO praticamente, no? I narcisisti, come sappiamo, sono persone che hanno una immagine gonfiata e quindi hanno dei bisogni, cioè non pensate che il narcisista non abbia bisogno, perché il narcisista ha dei bisogni e siccome i bisogni rappresentano poi di fatto i punti deboli, rappresentano ciò che lo farà cadere fondamentalmente. Questo è interessante perché, come diceva sempre il nostro De Gregori nel Bandito il Campione, ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere. E quindi questo vale sempre nelle situazioni, ma soprattutto quando avete a che fare con il narcisista. Ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, quindi devi scoprire qual è il vizio, qual è il bisogno, qual è il punto debole del narcisista per colpirlo proprio lì, colpirlo proprio nel suo punto debole, nel suo bisogno. E quindi, ad esempio, i bisogni sono bisogno di lodi. Il narcisista ha bisogno di essere lodato, ma io non vengo da lodi per lodarti, io vengo da chiavari. E quindi, come possiamo dire, se il narcisista ha bisogno di lodi, tu non devi venire da lodi per lodarlo, ma devi fare altro. Il narcisista ha bisogno di costante ammirazione. Il narcisista è egocentrico. E quindi vuole essere al centro dell'attenzione. Quindi è interessante come ad esempio una tattica per mandare in tilt il narcisista è toglierlo e metterlo dal piedistallo. Toglierlo e metterlo dal piedistallo. Questa è una cosa fondamentale, no? Perché nel momento in cui tu metti il narcisista sul piedistallo, lo gratifichi, quando lo togli dal piedistallo lo penalizzi, ma questo è un tuo potere che tu hai e se tu lo fai in modo imprevedibile utilizzando praticamente il principio del rinforzo intermittente, beh, genererai una forte compulsione nel narcisista, gli genererai una forte dipendenza. Paradossalmente il narcisista tenderà a diventare dipendente da te, tenderà a diventare dipendente da te perché tu avrai questa possibilità, diciamo, di metterlo sul piedistallo, cioè creare un vitello d'oro e poi buttarlo giù dal piedistallo, cioè come disse Dio a Mosè, devi uccidere il vitello d'oro. Questa è una cosa fondamentale. Impara ad uccidere il vitello d'oro. Quindi questo è un punto fondamentale. Ovviamente ci sono delle cose che i narcisisti proprio poi non sanno fare, non avranno mai la possibilità di fare. Quindi non ti illudere che un narcisista possa cambiare, perché un narcisista, ad esempio, non avrà mai empatia. Cioè, non è che l'empatia è un qualcosa, l'empatia intendo profonda, è un qualcosa che si può sviluppare, diciamo, tranquillamente. L'empatia è un qualcosa che non si può sviluppare tanto tranquillamente, tanto facilmente. I narcisisti hanno difficoltà a capire l'empatia stessa, hanno la difficoltà a provare empatia per gli altri perché, essendo fortemente egocentrici, sono
fortemente centrati su se stessi, sui propri bisogni, e quindi non sono in grado di vedere le cose dal punto di vista di qualcun altro, hanno questa capacità. E comunque un'altra cosa, tra l'altro, se hai a che fare con un narcisista, non pensare che possa responsabilizzarsi, perché di fatto, che ti piaccia o che non ti piaccia, i narcisisti evitano le responsabilità delle loro azioni e tra l'altro hanno la tendenza anche a incolpare gli altri. È un altro punto molto importante da prendere in considerazione. Hanno la tendenza a incolpare gli altri. Sono sempre e costantemente eteroattributivi. Hanno la tendenza a incolpare gli altri per i propri errori, ovviamente. Hanno la tendenza a giustificare sempre e comunque costantemente il loro comportamento, quindi hanno questa tendenza a giustificare sempre e comunque il loro comportamento. E poi i narcisisti sono anche fondamentalmente dei coglioni, no? Fanno delle battute che loro pensano siano sarcastiche, ma in realtà sono dei poveri deficienti. Non li troviamo anche, ad esempio, nei social, no? Li troviamo anche nei social quando cercano di fanno delle battute stupide che cercano di essere offensive. Insomma, diciamo che sono dei poveri deficienti, sono persone senza cervello, insomma, sono dei mentecatti. E questo è un'altra cosa che spesso si sviluppa. Perché, ad esempio, i social sono spesso un ricettacolo di narcisisti, perché i narcisisti poi sono anche i cosiddetti leoni da tastiera, no? Leoni da tastiera che agiscono, ma poi quando si tratta di passare, diciamo, su un piano personale, il narcisista è un poveraccio, un mentecatto, no? Hanno un po' questa caratteristica, no? Un'altra cosa che i narcisisti non sanno fare è assumersi delle responsabilità. Spesso evitano le responsabilità delle proprie azioni, hanno la tendenza a incolpare gli altri dei propri errori e non sanno fare un confronto, hanno difficoltà ad accettare il confronto, quindi non capiscono, non sanno portare avanti una discussione, non sanno interagire in una discussione. E agiscono solo per reazione. Noi possiamo agire in modo, come possiamo dire, proattivo, ma il narcisista non ha questa capacità della proattività. Il narcisista reagisce sempre, ovviamente, utilizzando quello che si chiama il moon walking, cioè la camminata sotto la luna, che ho già detto è quella camminata che utilizzano spesso come, diciamo, faceva Michael Jackson in Thriller, quindi una camminata in avanti e una indietro. E i narcisisti, i social per il narcisista è veramente la loro estensione mascherata, come dice Tug, hanno questa caratteristica di, diciamo, mascherarsi dietro i social. E sono quelli, no, che dietro il social si fa vedere grande, ma tu non devi farti distruggere dal narcisista, perché chi si fa distruggere, chi, diciamo, accetta quello che dice il narcisista, fondamentalmente è un coglione. Diciamoci la verità, è un coglione perché non bisogna assolutamente non bisogna assolutamente dare forza al narcisista, non bisogna assolutamente dare forza al narcisista, perché poi, ad esempio, sono quelli che dicono cose che non c'entrano niente. Ad esempio, il narcisista è uno che, soprattutto nei social, ma dappertutto, dicono cose che non c'entrano assolutamente niente con il tema, quindi alla fine sono sempre mentecatti fondamentalmente, no? Quindi non cercate di
come dire, dare credito al narcisista, levateveli dai coglioni. Fondamentalmente l'obiettivo è quello di levarseli dai coglioni. Il narcisista nega, mente, ha queste caratteristiche. Quindi, tra l'altro, non sanno gestire il rifiuto, quindi rifiutateli come se fossero dei cani rognosi. Quindi fate nel frattempo donazioni, mettete like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale e fate donazioni al canale. E, ecco, quindi il narcisista non sa accettare il rifiuto. Quindi il rifiuto è un'altra potente arma, il rifiuto è un'altra potente arma per, come dire, controllare il narcisista, perché anziché bisogna semplicemente invertire la clessidra, no? Normalmente è il narcisista che ti rifiuta per fare lo scarto, quindi bisogna semplicemente invertire. Imparate a rifiutare i narcisisti, imparate a dargli rifiuto, a dargli abbandono, a trattarli come se fossero dei cani rognosi, perché soltanto se li trattate come cani rognosi, questi entrano in uno stato, diciamo, che non sanno più gestire fondamentalmente. Ovviamente il narcisista, ad esempio, ha un'altra caratteristica, che è spesso, anzi sempre, infedele nelle relazioni, ma contemporaneamente anche geloso. Quindi c'è questa caratteristica, no? Che sembra assurda, ma è una caratteristica che, diciamo, si manifesta molto spesso. Il narcisista ha questa caratteristica, diciamo, che è spesso, diciamo, da un punto di vista infedele, e dall'altro punto di vista è anche, oltre a essere infedele, diciamo, oltre ad essere infedele, è anche geloso. Quindi un'altra cosa che dovete fare è fargli le corna. Cornificate i narcisisti. Più corna gli fate, meglio è fondamentalmente. Questo è un altro punto molto importante, perché è un suo punto debole, no? Il narcisista non tollera, non riesce a concepire il fatto di poter a sua volta essere cornificato. Quindi le corna, diciamo, sono un'altra, diciamo, caratteristica che il narcisista non riesce a gestire. Però ovviamente è anche molto importante dargli abbandono, perché un'altra caratteristica che il narcisista non riesce a gestire è l'abbandono. Un'altra caratteristica che il narcisista non riesce a gestire è quando una persona gli dice: non mi interessi, non ti amo più. Provate a dire non ti amo più al narcisista. Oppure un'altra frase che vi suggerisco di dire al narcisista è: guarda, me ne vado perché ho scoperto di non averti mai amata o mai amato. Questa per il narcisista è, possiamo dire, un pugno nello stomaco, no? È un proiettile di cristallo che gli attraversa la fronte: non ti ho mai amata. E se per caso hai fatto l'errore di farti lasciare dal narcisista, non devi assolutamente più cercarlo e farti vedere, andare subito con altre persone, iniziare a frequentare subito altre persone, e far vedere che tu sei felice, strafelice, ma essere felice con altri. Perché quando è il narcisista che se ne va, tu devi essere felice, devi andare a Medjugorje a piedi, devi fare tutto il cammino di Santiago a piedi. Cioè, invece di stare a piangere quando il narcisista se ne va, tu vai a fare il giro di Santiago, i 30 km, quanti sono? 60 km, 100 km, 1000 km, non so, 1000 km forse sono. Vai a fare il giro di Santiago a piedi, perché è la cosa migliore che puoi fare, no? Perché
ben 800 km, fai gli 800 km del Cammino di Santiago, così diciamo sei molto più, come dire, felice e contento, no? Prendi atto di questo fatto e fregatene. Tra l'altro, tieni presente che i narcisisti non hanno neanche capacità di autoriflessione fondamentalmente, quindi hanno difficoltà, diciamo, a vedere i propri difetti perché sono concentrati su delle cose che loro reputano come pregi, ma che di fatto poi il narcisista non ha nessun pregio, oppure ha pochissimi pregi, e quindi non sono in grado di riconoscere neanche le proprie aree di automiglioramento, no? Cioè, non hanno quella che viene chiamata autoriflessione, hanno questa caratteristica di non essere in grado di poter riflettere. Nel frattempo, metti un like, condividi il video con i tuoi amici, abbonati al canale e fai donazioni al canale. E salutiamo anche Rosy. E beh, questa è un'altra caratteristica, no? Il rifiuto è qualcosa che il narcisista normalmente non riesce ad accettare, non riesce a prendere in considerazione, per cui devi utilizzarlo il rifiuto, tu devi utilizzare tutto quello che non sa gestire. Ma tra l'altro, se tu vai a vedere in profondità, i narcisisti hanno anche difficoltà ad accettare se stessi per quello che sono, no? Sono costantemente alla ricerca di qualcosa, diciamo, sono costantemente alla ricerca della perfezione, fondamentalmente, e non sono in grado di trovare la felicità dentro di sé, non sono in grado di trovare la felicità al loro interno. Questa è un'altra caratteristica. E tra virgolette, sono talmente egocentrici che non sono in grado di soddisfare i loro bisogni, non sono in grado assolutamente di soddisfare i loro bisogni. Queste cose il narcisista non le sa padroneggiare, per cui è importante notare ovviamente che non è che tutti i narcisisti sono uguali fatti con lo stampino, però ci sono talmente tante similitudini a livello comportamentale. Poi ovviamente bisogna tenere presente che noi non potremmo sapere se una persona di fatto è un narcisista o non è un narcisista, perché ovviamente non andrà mai a farsi fare una diagnosi da uno psichiatra, non andrà mai, salutiamo anche Fiammella, a farsi fare una diagnosi per capire se è veramente narcisista o meno. Ma noi non ce ne deve, non è che abbiamo bisogno del narcisista col bollino blu, non ci deve fregare assolutamente niente se il narcisista ha il bollino blu o non ha il bollino blu, che ci abbia il bollino come vuole. Quello che a noi interessa è capire che se una persona si comporta, diciamo, in modo negativo con noi dobbiamo somministrare, diciamo, umiliazioni, rifiuto e abbandono, perché anche umiliare il narcisista davanti all'altro, se tu fai questo, è come una spada di Damocle, no? Che gli taglia la testa. Perché una delle cose, no? Siccome il narcisista vive di apparenza, una delle cose a cui tiene di più, è, diciamo, una delle cose a cui tiene di più è proprio l'apparenza, no? E quindi se tu lo umili, lo squalifichi, diciamo, davanti ad altre persone, questa è un'altra cosa che manda in tilt, no? Tutte le persone che sono, diciamo, da un certo punto di vista manipolative, fondamentalmente, perché a noi non frega niente capire se uno è narcisista certificato o non certificato, tanto questo non riuscirai mai a capirlo fondamentalmente. L'unica cosa che devi capire è come interagisce a livello comportamentale con te, quindi prendere le dovute contromisure, le dovute contromosse. Tra l'altro, spesso poi i narcisisti anche temono l'invecchiamento e la malattia e il degrado fisico, no?
Ovviamente tutto questo vale a diversi livelli, no? Perché ognuno di noi ha certe caratteristiche, questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi non è che possiamo focalizzarci sempre ognuno di noi ha le sue caratteristiche, però dobbiamo tenere presente che il narcisista teme l'invecchiamento e la malattia, cioè teme, perché il narcisista la sua preoccupazione è l'immagine personale e il suo aspetto fisico. Ovviamente immagine personale e aspetto fisico sono, come possiamo dire, collegati tra loro, e l'invecchiamento e la malattia possono minacciare questi aspetti causando un forte disagio al narcisista. Queste sono tutte cose che causano, diciamo, forte disagio al narcisista, per cui devi imparare a gestire queste situazioni, no? È molto importante imparare a gestire queste situazioni. Invecchiamento e malattia non li sa gestire. E oggi io credo che questo sia un punto, diciamo, da tenere presente anche nei social, no? Dove nei social alla fine si vede, no? Questa esaltazione, no? Questa esaltazione, salutiamo Manuela, questa esaltazione dell'aspetto fisico. C'è un'esaltazione proprio dell'aspetto fisico, e per cui io credo che, adesso non dico che tutti siano narcisisti, però c'è una diffusione, no? Di voler apparire a tutti i costi giovani e belle. Ma le persone che vogliono apparire giovani e belle non è che sono quelle che sicuramente sono giovani e belle, sono magari persone d'età, no? Che soprattutto donne, con questa cosa qua dell'invecchiamento, diciamo, che è legata, io credo, soprattutto alle donne e si è diffusa soprattutto grazie ai social, dove si vedono sempre più spesso, no? Donne di una certa età che vogliono, usano tutte le strategie, no? A partire da come possiamo dire, fotografie ritoccate, ad esempio, e esibizione, no? Esibizione di cosce tette culo, ma tette rifatte, labbra rifatte, zigomi rifatti, insomma, vogliono, e questa è una delle cose che non tollera più il narcisismo, è non essere in grado, cioè, vogliono a tutti i costi dire a se stesse che sono ancora in grado di attrarre, sono ancora in grado di sedurre. E allora poi spesso il narcisista scade, o la narcisista, in questo caso sono più le donne, diciamo, che hanno questa caratteristica, hanno diciamo, in questo caso scadono poi nel ridicolo, no? Perché vedi donne di una certa età, soprattutto nei social come Instagram, TikTok, vedi donne di una certa età che fanno balletti ridicoli, che mettono in mostra, diciamo, del silicone fondamentalmente, perché ormai quello è tutto silicone, diciamo, per apparire sempre belle, per apparire sempre, diciamo, giovani. Poi magari hanno 50 anni, hanno 60 anni, anche di più, insomma, però non accettano il tempo che passa fondamentalmente. Questa è una caratteristica. E quindi questo tipo di persone, se hai a che fare con questo tipo di persone, falle sentire, diciamo, inadeguate, no? Nel loro ruolo. Questo è un punto fondamentale. E poi diciamo che ci sono anche altri comportamenti che i narcisisti, altre cose che il narcisista non sa gestire. Ad esempio, l'indifferenza. Ecco, l'indifferenza è un'altra. L'indifferenza è di stacco emotivo, il narcisista non riesce a gestirlo, va in tilt. Quindi imparate a dare indifferenza al narcisista, imparate a mantenere un distacco emotivo. Mostrare indifferenza o distacco emotivo può farli sentire ignorati, può farli sentire
non apprezzati, questo praticamente serve per, diciamo, serve praticamente a mandarli in tilt. E ovviamente la cosa poi che dovete fare è, come dico sempre, il no contact sine die, perché le relazioni sentimentali o la vita in generale sarebbe molto più semplice se noi fossimo in grado di promuovere e dare valore alle persone, diciamo, che ci apprezzano, che ci stimano, che ci danno attenzioni. E diciamo così, allontanare, dare distacco, dare disprezzo diciamo, alle persone che invece non hanno, diciamo, la capacità di dare attenzioni e che non hanno la capacità di darci quello che vogliamo. Questo dobbiamo imparare a farlo perché noi abbiamo una sfera emotiva e la sfera emotiva ha questo fatto che potrebbe nutrirsi di emozioni positive, ma qualora mancassero le emozioni positive, non esiterebbe a nutrirsi di emozioni negative. Questo purtroppo è un funzionamento della nostra mente emotiva. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire semplicemente che se tu hai a che fare con una persona che ti dà emozioni positive, e allora la parte emotiva si nutre di emozioni positive. Ma se poi hai a che fare invece con una persona che è l'unica tua fonte di approvvigionamento emotivo, ma queste emozioni sono negative, ad esempio sono disistima, squalifiche, rifiuto, abbandono, eccetera, eccetera, e tu non la mandi istantaneamente a fanculo, perché la regola sarebbe quella di mandarli istantaneamente a fanculo, se tu non hai la forza di mandarli istantaneamente a fanculo, questa persona, la tua parte emotiva tenderà ad appiccicarsi proprio a queste emozioni negative. Quindi, essere appiccicate emozioni negative farà sì che tu, come dire, entrerai in un meccanismo negativo di rifiuto. Ecco, queste cose sono quelle che devi fare. Seguendo queste semplici regole, riuscirai, diciamo, a gestire e ad eliminare fondamentalmente dalla tua vita qualunque tipo di narcisista. Bene, mettete un like, condividete il video con i vostri amici, mettete un like.